buonasera a tutti, benvenuti come sempre a Casa dei Gentili, la nostra sede, il Centro Culturale d'Alamia. Siamo alla terza conferenza di questo ciclo di incontri dedicati all'imperatrice Elisabetta. Al piano superiore è stata allestita una bella mostra che è molto visitata in queste settimane, uno dei pochi appuntamenti culturali insomma, di valle che permettono alle persone di visitare con calma un'esposizione. Vi invito poi al termine della mostra, per chi lo volesse, a visitare il piano superiore, magari con Lucia o con me, non c'è Roberto Pancheri questa sera come nelle precedenti edizioni delle conferenze, potremmo comunque darvi qualche indicazione magari sul pezzo, sui pezzi significativi esposti in mostra. Ecco, saluto volentieri la professoressa Licia Campi Pezzi, che è autrice di questo bel libro, Sissi, la regina delle Dolomiti, e approfondirà appunto il passaggio dell'imperatrice in Trentino. Abbiamo sentito parlare, ne ha fatto riferimento il professore nella prima serata, il relatore poi Roberto Pancheri, curatore della mostra, ha approfondito ulteriormente più che il passaggio, i risultati del passaggio di Sissi nella mostra, che sono appunto tutti gli oggetti, i quadri, i ricordi esposti in mostra. E questa sera con la professoressa, che vi ricordo non è una storica ma è un'economista dedicata alla storia, insomma, quindi fa molto piacere anche che degli studiosi che magari non hanno approfondito per gli studi universitari la nostra storia, ma hanno approfondito altri dettagli, altre particolarità di un personaggio a noi molto caro, che è l'imperatrice Elisabetta. Quindi lascio lei la parola, poi come sempre avremo la possibilità di fare qualche domanda, di interloquire con l'autrice, poi lo dirà anche lei, ma è stata anche così, ha dato alle stampe anche dei volumi dedicati a Francesco Giuseppe, quindi al marito di Elisabetta, e di Dante a Maria Teresa d'Austria, quindi una trilogia che merita essere letta. Nella presentazione, nell'anticipo della settimana scorsa, avevo detto, e poi subito il dottor Pancheri mi ha corretto, avevo detto che il tuo libro è un po' romanzato. Non volevo dire che è un romanzo, volevo dire che si legge volentieri come un romanzo, nel senso che la lettura è piacevole, scorre velocemente, non è quel mattone magari storico, no? che a volte ci troviamo, no? Sui personaggi, sui protagonisti della storia, mentre questo libro ci viene letto volentieri quasi fosse un romanzo, perché appunto parla della nostra terra, del nostro Trentino, e parla con scioltezza di questo personaggio. Quindi grazie per aver accolto il nostro invito e ti ascoltiamo volentieri. Prego. Intanto, grazie. Vediamo se funziona il microfono, che è la cosa più importante. Mi sembra di sì, no? Sì. Si sente. Buonasera, vi ringrazio a tutti di essere venuti. Insomma, vedo una buona affluenza nonostante le restrizioni del Covid che insomma ci hanno un po' tappato tutti in casa per molti mesi, quindi infatti anche questa è la prima conferenza nel periodo post-Covid che affronto anch'io, quindi speriamo che possa essere la prima di tante altre, insomma. Allora, oggi parleremo di Elisabetta d'Austria e del Trentino Alto Adige in particolare. Ecco, io pensavo di fare un po' un'introduzione abbastanza sintetica sia sulla sua biografia, sia sui luoghi dove lei ha soggiornato sul Trentino Alto Adige, ma anche sulle tracce di lei che possiamo trovare magari quando andiamo a fare una gita, in modo che chi è appassionato possa poi appunto visitare i luoghi dove lei ha soggiornato. Ecco, alla fine lascio volentieri un po' di spazio per le vostre domande, insomma, perché mi facciate anche capire se magari avete qualche curiosità particolare, se posso rispondo volentieri, anche se magari non c'entra con Trentino, ma che riguarda comunque Elisabetta d'Austria e gli Asburgo. Ecco, questa è la copertina del mio libro, che appunto segue proprio un ordine cronologico, quindi tutta la vita dell'imperatrice, e approfondisce in particolare
i vari passaggi in Trentino Alto Adige. Io ho usato il termine Trentino Alto Adige, qualcuno ogni tanto me lo contesta, dice che dovrei dire Tirolo, però perché allora si chiamava così, però naturalmente io mi rivolgo ai lettori di oggi, quindi per capirci parliamo sia della provincia di Trento che della provincia di Bolzano. Ecco, prima di affrontare questo tema, cioè perché Elisabetta D'Aosta scelse proprio il Trentino Alto Adige per alcuni suoi soggiorni, direi di dire due parole su di lei, insomma sulla sua nascita, su se siete d'accordo, insomma, su come è diventata imperatrice. Quindi Elisabetta D'Aosta è nata alla vigilia di Natale, 24 dicembre del 1837, come duchessa in Baviera, quindi membro della famiglia reale bavarese, ma di un ramo minore, diciamo, non del ramo proprio di coloro che erano saliti al trono. E la famiglia Wittelsbach, lei cresce una famiglia che le rimarrà sempre nel cuore, in quanto i suoi affetti principali saranno sempre i fratelli e le sorelle, neanche i figli riusciranno, insomma, ad avere la stessa importanza nella sua vita, a parte l'ultima Maria Valeria, una famiglia con sette fratelli tra lei. Infatti lei amava proprio dire che eravamo otto fratelli e ciascuno aveva il suo albero di Natale, per ricordare un po' la sua nascita avvenuta alla vigilia di Natale. Quindi lei, pur essendo nata in una famiglia nobile, cresce abbastanza liberamente, perché suo padre era una persona molto informale, trascorrevano parecchi mesi all'anno in una residenza di campagna che è Possenhofen, a contatto con degli animali, con la vita all'aria aperta. Quindi per lei, quando sposò l'imperatore d'Austria, fu particolarmente difficile adattarsi alla vita di corte che era scandita da regole ben precise, da un cerimoniale. E Francesco Giuseppe si innamorò di Sissi, fu un vero colpo di fulmine quando lei aveva solo 15 anni e mezzo, e a 16 anni lei si sposò. Quindi possiamo immaginare, una ragazza molto giovane, anche se all'epoca non era così inusuale sposarsi a quell'età, catapultata all'improvviso ad essere la prima donna dell'impero e quindi a dover affrontare tutta una serie di impegni, di responsabilità per i quali probabilmente non era del tutto preparata. Quindi fin dall'inizio ci fu un rapporto di grande sofferenza, diciamo, con la vita di corte. E Elisabetta sentiva oppressa, aveva una nostalgia fortissima della Baviera, delle sue montagne, e faticava, era molto timida. Quindi pur essendo straordinariamente bella, pochissimi la sentivano parlare perché era un po' il complesso di avere brutti denti, quindi non parlava poco, sorrideva ancora meno, quindi molti la trovavano proprio superba, antipatica, mentre la sua era proprio timidezza. Ecco, il rapporto più difficile fu quello con la suocera, insomma, come capita a molte persone anche che non sono imperatori e imperatrici, perché la suocera riteneva che Elisabetta dovesse sentirsi onorata dal titolo che portava l'imperatrice, mentre lei lo vedeva come un peso, quindi erano proprio due visioni della vita completamente diverse. Quindi la suocera spesso la esortava a comportarsi bene, a non dare confidenza magari a persone del popolo, a rispettare certi cerimoniali, e lei maturò un vero e proprio odio per la suocera, insomma, perché anche era una sua rivale sia nell'affetto del marito, perché Francesco Giuseppe per tutta la vita fu un po' succube, insomma, della mamma, e poi anche con i figli, perché quando Elisabetta diventò mamma aveva 17 anni e la suocera ritenne che fosse troppo giovane per allevare i suoi bambini, ovviamente con l'aiuto di stuoli, di camerieri, di governanti, perché insomma la Hofburg era una vera e propria città, c'erano 1600 stanze, ci abitavano quasi 10.000 persone, per cui insomma c'era sicuramente un numero molto elevato di personale di servizio. Tuttavia Sofia fece portare le bambine di Elisabetta e più tardi anche il principe Rodolfo nei suoi appartamenti, non in quella mamma ma in quella nonna. Quindi Sissi, per vedere i suoi figli, doveva aspettare proprio quell'ora al giorno, quindi questo per lei fu particolarmente umiliante. L'unica volta in cui tentò di ribellarsi, poi pur senza sua colpa, ebbe conseguenze tragiche, perché decise di portare le sue due bambine durante un viaggio in Ungheria con suo marito e purtroppo la primogenita si ammalò e morì proprio durante questo viaggio. Quindi possiamo immaginare
cosa può aver provato una giovane di 18 anni con questo peso sulla coscienza, con la suocera che diceva: se tu non avessi portato le bambine in questo viaggio non si sarebbero ammalate. Quindi la morte della sua primogenita, diciamo che trasformò la malinconia del suo carattere, che c'era fin dall'adolescenza, in una depressione che la colpì in periodi sempre più lunghi, proprio perché appunto perdere questa bambina per lei fu devastante, insomma, no? Sia per il senso di colpa che per la situazione in sé. Ecco, quindi Elisabetta d'Austria ad un certo punto cercò la cura. Fu un'imperatrice proprio che amava molto i viaggi, anche se ai suoi tempi viaggiare non era certamente comodo come oggi, perché durante il suo primo soggiorno in Trentino Alto Adige, di cui parleremo tra poco, erano 24 ore di treno, insomma, no? Ad arrivare da Vienna fino a Innsbruck e poi altre ore in treno fino a Bolzano, poi in carrozza fino a Merano, quindi insomma ci volevano 36 ore alla fine, che non sono poche, insomma, pur viaggiando comodamente nel suo vagone personale. Quindi lei aveva proprio questo grandissimo desiderio di viaggiare, un desiderio che si accentuò con il passare degli anni e diventò una vera e propria frenesia. Infatti ci sono arrivati i diari del suo segretario, delle sue dame di compagnia, che erano proprio disperati, c'erano la smania di viaggiare, dell'imperatrice non ha mai fine, non abbiamo la minima idea di dove stiamo andando. Lei viaggiava in mezzo, in treno, a piedi, in nave, però aveva bisogno di sentirsi sempre, sempre in movimento. Cioè, addirittura nell'ultima casa che lei acquistò a Corfù, l'Achilleion, non fece collocare sedie, perché lei camminava sempre, anche quando riceveva degli ospiti, li riceveva in piedi, perché voleva stare in piedi, muoversi. Quindi capiamo che diventò un po', insomma, una mania, no? Questa del movimento, dell'essere sempre in viaggio. Ecco, vediamo un po' adesso di avvicinarci ai soggiorni in Trentino Alto Adige e di cercare di capire perché scelse proprio questa località e per quale motivo decise di passare l'inverno lontano da Vienna. Beh, il motivo era, diciamo, principalmente la suocera, abbiamo capito che il rapporto non era dei migliori, ma negli anni precedenti Elisabetta aveva svernato per due volte a Venezia, adducendo motivi di salute, insomma, un po' veri, un po' psicologici. Però Venezia dal 1866 poi non faceva più parte dell'impero, perché era stata annessa all'Italia, e dopo lei era soggiornata in altre località, però in questo caso lei cercava una località che fosse abbastanza lontana da Vienna, che fosse una località di montagna, perché le piaceva appunto ricordare la montagna della sua infanzia, e soprattutto un posto non troppo raggiungibile, perché insomma le piaceva mantenere una certa privacy. E poi lei era appunto una grande amante della montagna, questa è proprio una frase di Elisabetta d'Austria, cioè: sulle cime più alte e solitarie io riesco a respirare più liberamente. Cioè, per lei la montagna era un modo di liberarsi della folla, di liberarsi tutti quelli che la osservavano, che la spiavano, e quindi per lei la montagna, amava anche il mare, però la montagna la sentiva proprio come una conquista, diciamo, no? Quindi scelse il Trentino Alto Adige, in particolare Merano, per il suo primo soggiorno. Ecco, questo è il castello di Trautmannsdorf, che magari molti di voi avranno già visitato, e chi non l'ha ancora fatto invito caldamente a visitare, perché è bello il castello e sono ancora più belli i giardini. Quindi sono stati anche ripristinati quelli che vengono chiamati i sentieri di Sissi, quindi delle piccole stradine di ghiaia che lei si fece costruire per passeggiare liberamente nei dintorni del castello. Oggi questo castello ospita il Museo del Turismo, ma sono state conservate molte stanze degli appartamenti di Sissi, sono state poi arredate anche con mobili originali acquistati dalle varie aste che ogni tanto vengono battuti all'asta degli oggetti appartenenti a Elisabetta d'Austria per cifre anche molto elevate, tipo un paio di stivaletti usati una volta a 20.000 euro, quindi non è poco, ma chi desidera allestire un percorso museale su Elisabetta sa che queste sono le somme per procurarsi i suoi cimeli. Quindi questo è il castello di Trautmannsdorf. Non è una reggia, è un castello abbastanza piccolo, ma venne scelto perché aveva una posizione molto bella, molto panoramica.
e Elisabetta d'Ascolo prese in affitto appunto per la stagione invernale 1870-1871. Ecco, lei, i giornali affermavano che Elisabetta sarebbe arrivata in Tirolo in stretto incognito, in realtà era un seguito di 100 persone, insomma, quindi l'incognito era relativo, e infatti, oltre a Castel Traumas, loro furono affittate altre due residenze più piccole per collocare anche in varie persone seguito i cavalli, perché Elisabetta era una grande amante dei cavalli, come vedremo dopo, e quindi vennero affittate varie residenze, tutte una intorno all'altra, proprio perché questo castello non poteva contenere le 100 persone del suo seguito. E Merano venne scelta per vari motivi. Merano era famosa per il clima mite. Diciamo che nella seconda metà dell'Ottocento c'erano fiorire di stazioni termali. Molta gente cercava proprio il clima, un po' per alcune convinzioni errate, ad esempio non era ancora accettato da tutti che la tubercolosi avesse un'origine, insomma, infettiva. Molti pensavano che dipendesse dal clima. È vero che col clima mite chi ha la tubercolosi migliora, però il problema non è tanto il clima, ma è l'infezione tra una persona e l'altra. Poi appunto Merano era dentro il confine dell'impero, perché nel 1870 la situazione politica in Europa era piuttosto critica, in quanto c'era stata la guerra franco-prussiana, e quindi Francesco Giuseppe sconsiglia la voglia di passare l'inverno fuori, per esempio in Baviera, perché c'era stata appunto l'unità della nazione tedesca, e quindi i rapporti tra Baviera e Austria erano piuttosto tesi. Quindi si cerca una legalità dentro il confine dell'impero. Si scelse Merano anche perché non amava le interferenze, quindi era una località non così facile da raggiungere, in quanto bisognava arrivare in treno fino a Bolzano, poi prendere la carrozza. Comunque era un percorso piuttosto lungo, e quindi l'imperatore venne a trovarla alcune volte, ma la suocera no, era piuttosto anziana. Quindi a Merano, ovviamente per la città di Merano, la presenza di Elisabetta fu una pubblicità notevole, perché il fatto che ci fosse l'imperatrice fece conoscere questa località anche a chi appunto ancora non l'aveva sentita nominare. Ecco, però i milanesi rimasero un pochino delusi. Per quale motivo? Perché si aspettavano che praticamente ci fossero valli, mondanità, grazie alla presenza dell'imperatrice. Invece scoprirono che Elisabetta non amava affatto la vita mondana, era una persona molto solitaria. I suoi passatempi preferiti appunto erano andare a cavallo e passeggiare questi famosi sentierini di ghiaia, quasi sempre da sola, oppure in compagnia dei fratelli e delle sorelle, che venivano a trovarla periodicamente, perché lei per tutta la vita ebbe sempre bisogno di questo contatto con la sua famiglia d'origine. Non ci furono feste particolarmente sontuose, soltanto per Natale una novità per Merano fu che Elisabetta, che aveva conosciuto questo dolce durante il suo soggiorno in Lombardia del 1856-57, si fece mandare dei panettoni, che qui da noi non erano conosciuti, tutti mangiavano zeppe come noi. Ma allora arrivavano questi panettoni da Milano, che quindi diventavano popolari anche in Tirolo. Quindi non ci furono feste particolarmente sontuose, semplicemente quando Francesco Giuseppe venne a trovare la presenza di Natale, partecipò a qualche manifestazione degli Schutzen, in particolare alle gare di tiro, che allora erano particolarmente popolari, decretandone, e lei fu lei a premiare appunto i vincitori. Ecco, Elisabetta d'Astra, come ho detto, amava particolarmente i cavalli, era attualmente una delle amazzoni più spericolate dell'epoca, in quanto rischiò di ammazzarsi più di una volta. L'ultima volta in Normandia, quando aveva circa 40 anni, rimase in coma anche parecchi giorni, una caduta da cavallo in cui insomma, ci fu un trauma cranico, e addirittura il medico definiva, qua c'è un errore di battitura, ecco. E appunto Elisabetta rimase in coma, tanto che il medico disse che se non si fosse svegliata quel giorno dopo era necessario tagliare i capelli, perché davano una pressione troppo forte sul cranio.
Forse l'avrà sentito, visto che lei ai capelli ci teneva in modo proprio maniacale, ma si svegliò giusto in tempo per non farsi rasare completamente la sua famosa chioma che arrivava fino ai piedi. Ecco, poi sempre con il cavallo partecipò in Inghilterra anche alle cacce alla volpe, alle cacce al cervo, proprio perché era appunto una manzana particolarmente brava, cavalcava molte ore al giorno e quindi divenne particolarmente brava. Poi nel 1890 all'improvviso venne paura del cavallo e smise da un giorno all'altro di cavalcare, proprio con una di queste sue eccentricità, no? Che l'hanno resa famosa. Ecco, poi Elisabetta d'Asta quindi si fermò dal 1870, diciamo da mesi di ottobre fino al mese di aprile, quindi si fermò parecchi mesi a Milano, poi ripartì e una delle poche dichiarazioni pubbliche che fece al momento della sua partenza fu che si era trovata molto bene a Milano e sperava di tornare. E infatti l'autunno successivo Elisabetta tornò a Milano di nuovo per passare l'inverno. Questa volta non alloggiò a Castel Traubmannsdorf, ma in questo castello, che è il castello Wittgenstein, che è tuttora esistente, ma purtroppo è di proprietà privata, quindi non si può visitare. No, per fortuna chi ce l'ha invece è di proprietà privata. Quindi lei alloggiò in questo castello che si trova proprio al centro di Milano, vicino a Piazza Fontana. Adesso è leggermente diverso, perché ovviamente sono passati più di 100 anni che sono stati fatti dei lavori nella prima anche rosa. E questo castello apparteneva a Carlo Ludovico, cioè il fratello di Francesco Giuseppe. Quindi furono fatte delle modifiche. A lei questo alloggio non piaceva, infatti, come apprendiamo nel diario sui dati di corte, si lamentò continuamente con Francesco Giuseppe dicendo che era brutto, che era arredato male, che i mobili erano scadenti, insomma, una lamentela proprio lunga tutto l'inverno. E comunque, insomma, alloggiò qui e in questo suo secondo soggiorno, però, lei tornò molto spesso a Vienna, quindi si fermò a intermittenza, diciamo, come le luci di Natale, perché doveva perfezionare uno dei rari intrighi di cui si rese protagonista, cioè il fidanzamento di sua figlia maggiore, la seconda in realtà, la prima appunto abbiamo visto che era mancata, con Leopoldo di Baviera, quindi andava veniva. Il motivo per cui Elisabetta aveva scelto Milano, almeno ufficialmente, era la salute della sua ultimogenita, Maria Valeria, che era nata nel 1868, a 10 anni di distanza dagli altri fratelli, e che era la figlia preferita di Sissi, perché era l'unica che era riuscita a tenere sempre il consesso, traendola un po' alla suocera, che era ormai anziana, e che lei chiamò sempre la mia figlia unica. Non sappiamo se gli altri due ne fossero contenti, però disse sempre la sua figlia prediletta, la sua figlia unica, insomma. E qui a Milano, Valeria, che a 2 anni ancora faticava a camminare, iniziò addirittura a correre, insomma. Quindi il clima per lei fu particolarmente favorevole. Al termine di questo soggiorno fu raggiunta la notizia che la suocera versava nel 1872, e la suocera versava gravemente malata. E quindi ripartì in fretta e furia per Vienna proprio per recarsi a capezzare la suocera, in quanto temeva che se la suocera fosse morta mentre lei era via, ci sarebbero state molte polemiche dicendo. E quindi Elisabetta tornò in tempo per salutare per l'ultima volta la suocera, che era anche sua zia, perché Francesco Giuseppe e Elisabetta d'Asta erano primi cugini. Le mamme di Ludovica di Baviera e Sofia di Baviera, anche lei è entrata poi la famiglia di Asburgo, erano sorelle, quindi loro due erano primi cugini. Questa non era una situazione usuale, in quanto nell'ultimo secolo si erano svolti più di 20 matrimoni tra gli Asburgo e la casa reale bavarese, e anche la figlia di Sissi, appunto Gisella, sposò un principe della casa reale bavarese, quindi era proprio un continuo contatto tra queste due case reali. Perché il motivo era molto semplice, essendo di Asburgo una dinastia cattolica, volevano sposare dei principi cattolici, ma erano rimasti abbastanza pochi, perché con l'Italia non andavano molto d'accordo per via di tutte le guerre risorgimentali. La Spagna, ogni tanto c'era una monarchia, ogni tanto c'era qualche guasto, rimaneva il Belgio, infatti sostanzialmente gli Asburgo si sposavano o con bavaresi o con principesse belghe.
Quindi il secondo anno, come appunto, soggiornò a Castello, l'ultimo aspetto, purtroppo, ripeto, con mio grande dispiacere, non si può visitare. Ecco, a ricordo di questi soggiorni fu dedicato un parco, non subito ad Elisabetta d'Asta, ma a sua figlia. Venne chiesto il permesso di chiamare questo parco Parco Maria Valeria, ed è stato denominato Parco Imperatrice Elisabetta solo nel 1998, cioè nel centenario della morte di Sissi. A Milano è stata ricollocata questa statua, che era stata tolta nel periodo fascista, ritenendola appunto un simbolo del passato tedesco, e questa statua era stata addirittura oggetto di vandalismo, è stato rotto il naso dai vandali, è stata restaurata meravigliosamente e adesso appunto tutti la possono ammirare in questo parco di Milano. Quindi quando lei se ne andò nel 1872, i milanesi speravano che tornasse presto. Lei voleva addirittura comprare Castel Traubensdorf per poter tornare a Roma, ma dopo la morte della suocera morì anche l'ex imperatore Ferdinando, che aveva abdicato nel 1848 in favore di Francesco Giuseppe, e in particolare magari per alcuni insignificante ma estremamente significativo, io da economista insomma l'ho anche rimarcato nel libro, lasciò una grossa eredità a Francesco Giuseppe, questo ex imperatore. Con questi soldi Francesco Giuseppe, che era notoriamente molto parsimonioso, triplicò l'appannaggio annuale della moglie, però l'unico risultato che ottenne fu di farla viaggiare ancora più lontano. Essendo ormai piena di soldi, lei non si limitò più ad andare a Milano, ma andò in Inghilterra, in Irlanda, in Spagna, quindi fece viaggi molto più lunghi. Questa per Milano chiaramente fu una catastrofe, perché non avendo più la sua testimonial, diremo oggi, no? Più nota, poi ci fu anche il crollo della borsa, quindi Milano, visto il periodo difficile, dopo il boom delle cure, appunto, il turismo è un periodo di decadenza. Quindi Elisabetta d'Austria è rimasta assente dal Trentino Alto Adige per moltissimi anni, dal 1872 fino al 1889. Quindi per 17 anni lei non mise più piede in Trentino Alto Adige. Viaggiò comunque moltissimo, ma in altri posti. Poi tornò invece nel 1889, che è l'anno che noi ricordiamo per il mistero di Meierling. Quindi nel gennaio del 1889 l'erede del trono Rodolfo venne trovato morto insieme alla sua amante Maria Vezzera. Questo è uno dei grandi misteri della storia e non nascondo che sarebbe il mio sogno di svelarlo, ma siamo ancora molto lontani da questo, per cui insomma quando ci sarà il pensionamento mi trasferirò direttamente a Meierling, proprio nel convento, per cercare di indagare. Spero di dover fare anche la suora, ma insomma. Ecco, comunque dicevamo che quindi Rodolfo muore ed Elisabetta d'Austria si sente responsabile di questa morte. Abbiamo proprio il diario di Maria Valeria che dice che lei temeva che fosse, siccome la famiglia di Wittelsbach c'erano stati parecchi casi di pazzia, diciamo, sia Re Ludwig, che tutti conosciamo, ma ancora di più Re Ludwig era eccentrico, come il fratello di Re Ludwig aveva proprio un disturbo psichico molto grave, tanto che visse per tutta la vita insomma internato in un castello, senza, non voleva che tagliassero le unghie, non voleva che tagliassero i capelli, aveva un aspetto insomma piuttosto raccapricciante, e quindi la famiglia di Re di Baviera c'erano dei casi pazienti. Oddio, neanche gli Asburgo erano del tutto normali, ad essere sinceri, però Elisabetta d'Austria si sentiva responsabile insomma di questo suicidio, che poi non sappiamo veramente, sono molti dubbi sul suicidio di Rodolfo, insomma, perché all'inizio si parlò di crisi cardiaca, poi di suicidio, ma sembra che insomma il suicidio non fosse stato del tutto spontaneo, ecco. Solo che questo sarebbe impossibile se fossero trovati in Italia, ma in Austria tutti coloro che sapevano hanno taciuto. C'erano 4-5 persone a conoscenza della verità, c'erano anche dei documenti denominati le carte d'affe, ma non sono mai venuti fuori e nessuno ha mai parlato, purtroppo, per gli storici, insomma. E quindi ora sono morti tutti, o se ne trovano i documenti, oppure questo mistero rimarrà un po' sempre tale, ecco. Quindi dopo la morte del figlio, del secondo figlio Elisabetta perdeva, la sua depressione diventò ancora più acuta.
e venne soprannominata la Dama in Nero perché da allora non smise più lutto fino alla sua morte. Ecco, Elisabetta dopo i 30 anni rifiutò di farsi ritrarre perché riteneva che la sua leggendaria bellezza fosse ormai sfiorita. Infatti questo ritratto sono tutti ritratti non posati, quindi ritratti fatti da pittori che invecchiano un po' dei soggetti appunto di 20 anni prima, ma lei non si fece più ritrarre dopo i 30 anni. Quindi tutti i ritratti che rappresentano la maturità in realtà sono supposizioni, diciamo, proprio perché non la consente più a farsi ritrarre. Quindi lei portò questo lutto perenne per il figlio, e quindi era una persona completamente diversa, molto triste, molto cupa. Nonostante ciò, la sua popolarità era enorme, proprio perché tutti ricordavano la sua leggendaria bellezza. Ecco, nel 1889 lei scelse come località per soggiornare Madonna di Campiglio. Questa è una foto dell'epoca, tutti conosciamo Campiglio oggi, che è leggermente diversa, non così. Molti più alberghi, molti più case, molte più auto. Invece allora era proprio una località esclusiva, nel senso che c'erano solo un paio di alberghi, la chiesa e poco e alcune case private, però era proprio una località, diciamo, ai margini, difficile da raggiungere, infatti alcuni tratti si dovevano percorrere addirittura o a piedi o a dorso di mulo. Quindi lei per andare a Madonna di Campiglio appunto risale e risale lungo le valli giudicarie, alcuni tratti appunto non essere proprio fatti a piedi o a dorso di mulo, e dopo c'era la carrozza che l'aspettava perché erano particolarmente, insomma, particolarmente difficili da per arrampicare, anche se lei era un'ottima arrampicatrice, al massimo cadevano svenuti membri del suo seguito, ma mai lei, insomma, era proprio come la regina Elisabetta, sempre in piedi. Ecco, Madonna di Campiglio offriva, cosa offriva, insomma, una visitatrice di questo rango? Vediamo un po'. Quindi era una località che era già conosciuta e apprezzata dall'arciduca Alberto, che era uno zio di Francesco Giuseppe, che aveva eletto Arco come sua dimora. E quindi lui si era recato spesso a Madonna di Campiglio e l'aveva consigliata. Anche qui si trovava l'immancabile fonte di acqua ferruginosa, perché allora se una località non aveva le acque curative non poteva sperare di essere turistica. E poi c'era questo lussuoso albergo costruito da Franz Josef Oesterreicher. Questo è un personaggio molto misterioso, alcuni sostengono, ma non ne abbiamo ovviamente le prove, che fosse addirittura figlio illegittimo dell'imperatore Francesco Giuseppe, di cui portava il nome. Però, ripeto, io non ne ho le prove, lo considero un po' un pettegolezzo, ma insomma, molti lo dicono, e tuttora a Campiglio molte persone ne sono convinte, anche perché, se non mi sbaglio, quando morì questo Franz Josef Oesterreicher venne inviata appunto una corona di fiori dalla corte di Vienna, insomma, c'era un rapporto molto stretto. Ecco, per quale motivo l'imperatrice scelse il soggiornare in albergo? Perché così evitò di portare con sé le solite 100 persone, ma ridusse un seguito di 20 persone e poi si fece appunto servire in questo albergo. Lei fece molte escursioni in montagna, non quante avrebbe voluto, perché come succede anche con un mortale trovò brutto quasi tutta la settimana, e quindi alcune escursioni dovettero essere annullate. E a ricordo di questo soggiorno rimane un'iscrizione che si trova sulla salita per il Monte Spinale, che viene chiamato il Sasso della Sissi. Ovviamente non abbiamo nessuna prova che fosse stata lei a inciderlo, anche perché avendo scritto Rinnerum con una N sola, insomma, credo che lei l'avrebbe scritto correttamente, magari in tedesco. E comunque qualcuno del suo seguito decise di fissare in questo momento 6-14 settembre 1889. Al termine di questo soggiorno lei tornò a Merano e passò per la prima volta appunto dalla Vindola, perché allora diciamo che il passaggio principale per arrivare a Bolzano era proprio il passo della Vindola, perché non c'era un collegamento diverso, insomma. E quindi questo è il passo della Vindola con l'hotel del Basso, come era allora. La villa imperiale, che è tuttora conservata, dove si svolgono delle manifestazioni, è invece successiva ai suoi soggiorni, venne fatta nel 1899, quindi quando l'imperatrice era già morta. Ecco,
Poi si recò sempre nel 1889 di nuovo a Merano e questa volta di nuovo a Castel Traunersdorf, dove era stata 18 anni prima. Tuttavia, nelle sue lettere, nelle lettere di Francesco Giuseppe, si capisce che era un anno molto triste per loro, quello della morte del principe ereditario, quindi non fu un soggiorno, insomma, rilassato, ma rilassato da cattivi pensieri. Non mi tiro. Questo, qui parliamo invece dell'ultima volta che Elisabetta d'Asta venne in Trentino, nel 1897, cioè l'anno prima della sua morte. Non oso immaginare cosa sia accaduto. Il computer è qua, quindi sono. E questo è l'albergo che si trova sul lago di Carezza, sull'hotel Carrezé, con lo sfondo delle montagne dell'Altema. Ecco, questo albergo venne appunto creato, altro errore di stampa, questo albergo venne creato da Christomannos, che era un imprenditore greco, cugino del lettore, dell'insegnante di greco dell'imperatrice, perché Elisabetta, mentre per esempio si faceva pettinare, la pettinatura durava circa 3 ore, quindi insomma, o mentre si faceva asciugare i capelli, che ci voleva tutta la giornata anche perché non c'era il phon, e quindi insomma, si prendeva sempre lezioni, è sempre stata una persona molto amante della cultura, quindi aveva imparato anche il greco antico, e quindi questo lettore di greco era in contatto con questo cugino che aveva creato questo albergo e aveva addirittura fatto in modo che ci fosse anche una strada per arrivarci, e fu quella che portava anche a Cortina d'Ampezzo, che fu poi chiamata strada delle Dolomiti. Infatti la dama di compagnia di Elisabetta nel suo diario racconta proprio questo viaggio, che si agevano questi tornanti con la carrozza, quindi tutti erano un po' spaventati da questo viaggio. Ecco, sì, si apprezza molto l'isolamento del lago di Carezza, ci sono questi panorami molto belli. Le piacque talmente tanto che aveva prenotato un nuovo soggiorno sempre sul lago di Carezza per l'anno successivo, il 1898, proprio nel mese di settembre. Ma il miraggio, siccome lei soffriva di sciatalgia, soffriva di vari dolori, diciamo, il miraggio di nuove cure termali fece disdire questo soggiorno e la portò prima in Germania e poi in Svizzera. Fatalità, il 9 settembre Elisabetta venne assassinata a Ginevra. Quindi possiamo dire che se fosse un tempo trentino invece di andare lì, potrebbe essere uno spot della PT che appunto venire in Trentino salva la vita. Brava! Comunque, insomma, Elisabetta si recò invece l'anno successivo a Ginevra. Ecco, l'attentato, magari se volete ne parliamo un po', perché il mito di Sissi è costruito anche un po' sulla sua morte, no? Così tragica, così assurda anche, perché il suo attentatore era un anarchico italiano di nome Luigi Lucchini, che si era recato a Ginevra per assassinare il principe Enrico d'Orléans, che era il pretendente al trono di Francia. Tuttavia, siccome Luigi Lucchini, diciamo, aveva pochi soldi, durante guadagnarsi il viaggio a tappe doveva fermarsi 2 o 3 giorni a lavorare così saltuariamente per poi prendere il biglietto del treno. Quindi, a causa di queste difficoltà economiche, arrivò a Ginevra e praticamente Enrico d'Orléans se n'era già andato. Quindi disse: cosa faccio qui se non c'è più la mia vittima? Lesse i giornali e sui giornali c'era scritto che appunto Elisabetta d'Austria era scesa all'hotel Borivage. E quindi lui disse: beh, non c'è più Enrico d'Orléans, assassinerò l'imperatrice d'Austria, così. Perché purtroppo in quel tempo bastava assassinare una testa coronata per fare la notizia. E allora lui la seguì per un giorno intero e poi l'attese fuori dal suo albergo. Ecco, quindi fu una morte in circostanze particolarmente drammatiche, perché lei all'inizio non si accorse di essere stata pugnalata. Quindi diciamo così, il foro del pugnale era talmente piccolo che lei si rialzò convinta che le fosse stato dato solo un pugno e che questo individuo volesse rubarle l'orologio. Ecco, con un po' di invidia possiamo dire che Elisabetta morì perché era particolarmente magra,
nel senso che non avendo praticamente niente di ciccia, il pugnale penetrò subito nel cuore, non avendo spezzò una costa dietro all'indito. Quindi se lei fosse stata un po' più in carne, come me per esempio, avrebbero detto, ecco, lì c'è anche il pezzo, è avuto un graffio da una narchia, perché non sarebbe mai arrivato al cuore. Invece lei era talmente magra che questo insomma le fu fatale. Quindi lei infatti pesava, era 1,72 m, alla fine pesava 47 kg, di cui un paio di chili di capelli sicuramente. Per cui praticamente fu una morte particolarmente drammatica perché nessuno si immaginava che lei potesse essere assassinata, non era una persona con responsabilità politiche. E lo stesso Francesco Giuseppe, quando ricevette la notizia, si chiese come era possibile assassinare una donna che non aveva fatto nulla di male nella sua vita. E tutti i giornali d'Europa appunto parlarono di questo attentato. E il suo attentatore venne arrestato, ma si vantava appunto di questo delitto e finì poi per suicidarsi in carcere parecchi anni dopo. Sì, perché a Ginevra, dove era avvenuto l'omicidio, non era prevista la pena di morte e quindi lui finì per suicidarsi. Ecco, quindi con Elisabetta già da subito ci si accorse che l'imperatrice stava diventando un mito, proprio perché negli anni, proprio perché la sua morte era stata così assurda, così inspiegabile, aveva lasciato nelle persone un senso profondo, no? Di ingiustizia. E iniziamo subito, il primo segno tangibile, diciamo, il fatto che il suo ricordo era indelebile, furono le statue. Tantissime città dell'impero iniziarono a organizzare le sottoscrizioni, le raccolte di fondo per dare una statua ad Elisabetta. Diciamo, sul tempo vinse Salisburgo, che fu la prima città a innalzare una statua già l'anno successivo alla sua morte. Dopo quasi tutte le città, Vienna, Trieste, Merano, abbiamo visto anche Budapest, moltissime città innalzarono appunto queste statue che ancora oggi sono perfettamente conservate, si possono visitare. Ultima Ginevra, che ha organizzato una statua soltanto nel 1998, quindi dopo 100 anni dalla morte di Elisabetta d'Austria. Ecco, per quale motivo Elisabetta d'Austria è così popolare ancora oggi, insomma, a chi possiamo paragonare una popolarità come la sua, che è ancora così viva? Sicuramente è un altro personaggio molto popolare, Maria Teresa, anche la Regina Vittoria, però si tratta sicuramente di personalità che avevano un ruolo politico nettamente superiore al suo. Lei invece divenne proprio famosa per se stessa, per il suo modo di essere, per il fatto di essere appunto diversa da tutti gli altri, anche per alcuni suoi difetti, il fatto di essere particolarmente egocentrica, per esempio, no? Pensare a se stessa, eccetera. Comunque, diciamo che ci fu una suora che conosceva molto bene Elisabetta, che era un'insegnante della figlia di Maria Valeria, che disse che se Elisabetta d'Austria invece di ripiegarsi su se stessa avesse voluto dedicarsi alla politica, sarebbe stata una nuova Maria Teresa, proprio per la sua personalità, per il suo ascendente nei confronti del popolo. Ma lei non voleva essere una copia di Maria Teresa, insomma voleva essere se stessa, e quindi sicuramente ci riuscì. Poi naturalmente hanno contribuito anche i film a creare questo mito di Sissi, però credo che sia abbastanza chiaro anche cose che vi ho detto, che la personalità di Sissi era molto diversa dai film che noi tutti abbiamo visto, nel senso che Romy Schneider interpretava questa imperatrice così, anche con una forte gioia di vivere, con questo grande amore col marito, che in realtà sicuramente c'era, però fu un'unione molto difficile quella tra Elisabetta e Francesco Giuseppe, perché erano due persone con un'idea della vita completamente diversa. Lui era molto attento al lavoro, molto attento alla corte, all'etichetta, al dovere. Lui si alzava alle 4 del mattino ed era già alla scrivania. E mentre lei aborriva tutte queste cose, avrebbe voluto vivere, diciamo, come una non dico una persona qualunque perché non è vero, insomma, lei non rinuncia mai ai privilegi del suo rango, per cui, però come una persona benestante, ma non con un ruolo di rappresentanza così forte, insomma. Per cui
Sicuramente i film hanno contribuito a creare il suo mito e a renderla popolare in tutto il mondo, ma non ci raccontano molto spesso la vera Elisabetta. Poi tutti i film sono stati fatti su di lei, non solo quelli con Romy Schneider, ma anche altri film. In anni più recenti, chissà perché finiscono intorno ai suoi 30 anni, secondo me sarebbe sicuramente interessante raccontare anche la storia della sua maturità, insomma, di come lei affrontò gli anni che passavano, di come le sue vicende familiari, molto intricate, non solo la morte di Rodolfo, insomma, ma tante altre situazioni, il motivo per cui lei si ritirò sempre di più dalla vita di corte. Sarebbe sicuramente interessante, soprattutto, parlare della seconda parte della sua vita. Ecco, io mi fermo un attimo, non so se avete qualche domanda. Tanto avevo qualcosa, poi proseguo se non avete domande. Se avete qualche domanda, fatela pure, così spezziamo un po' io ritmo della persona. No, volevo sottolineare una cosa. Anni fa era stato fatto uno sceneggiato, si intitolava Il Generale, interpretato da Franco Nero, che interpretava Garibaldi. A un certo punto faceva vedere Francesco II di Borbone e la moglie, che era la sorella Maria Sofia, no? E a un certo punto lui rimproverava la moglie il fatto che, appunto, sia Francesco Giuseppe che sua sorella, cioè tuo cognato e tua sorella, non fanno niente per restituire il trono, no? Sì, 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 è vero. E a un certo punto quindi quasi la rimproverava, no? Cioè rimproverava l'imperatrice perché non si muoveva. In realtà, in un certo senso, qualcuno dice che in fondo Francesco Giuseppe, anche a posteriore, a un certo punto si sentì sollevato dell'aver perso questi non italiani che ormai erano diventati una palla a piede. No, ma non solo per quella politica, no, qualcuno diceva che, lo dice. Ecco, però appunto la stessa Elisabetta, che appunto non si, cioè si piccò soltanto in un caso di politica, quando riuscì a far sottoscrivere l'accordo con l'Ungheria, 1867, infatti viene chiamato l'Ungheria, ma altrimenti non si interessò mai. E a un certo punto lui, fra serio e ironico, dice a Sofì: siamo quasi all'alleanza italo-tedesca, sto ancora a prendere Napoli e suicidio, sta pensando. No, tanto per dire, no? È questa cosa curiosa. Comunque è vero che appunto i Borboni chiesero aiuto a Francesco Giuseppe, ma Francesco Giuseppe aveva già subito le grandi batoste dai Savoia e dai loro alleati francesi, che hanno culminato con la perdita della Lombardia, e quindi non aveva veramente i mezzi per intervenire, perché avrebbe rischiato il suo stesso trono, no? Dopo la resistenza di Francesco II e di Maria Sofia fu eroica, perché resistettero per mesi nella fortezza di Gaeta, quindi alle navi, e alla fine, quando furono costretti ad andarsene, ricevettero comunque tutti gli onori militari, in particolare Maria Sofia veniva chiamata l'eroina di Gaeta, proprio perché aiutava a caricare i cannoni lei stessa quando ci fu questa resistenza contro i Savoia da parte dei Borboni. Qualcun altro? Io? Sì? Perché i rapporti con l'Austria e la Germania erano tesi, perché la Prussia aveva fatto varie battaglie contro l'Austria. Sì, nella guerra del 1866, no? Savoia, battaglie, quindi erano tesi. E quindi Sissi non è andata lì. No, perché appunto tesi. Erano rapporti molto tesi con la Germania. In quel periodo dopo invece, dal 1882 in poi, ci fu la triplice alleanza, e quindi si allearono Austria e Germania di nuovo, no? Con l'Italia. Sì. Prego. Vorrei sapere se è passata da Arco e da Levico, ma sono allora, paesini che portano... Sì, allora da Arco sì, in particolare qua ne parlo anche nel mio libro, in realtà non fu neanche un soggiorno, diciamo, fu una visita lampo fatta in giornata. Quindi nel 1889, durante il suo soggiorno a Merano, Sissi andò ad Arco e visitò Riva ed Arco, perché praticamente la figlia Maria Valeria si era fidanzata con Francesco Salvatore d'Asburgo Lorena, che era un discendente dei Lorena di Toscana, e la sua famiglia era in esilio dopo che appunto la Toscana era entrata a far parte dell'Italia, e la famiglia di
Francesco Salvatore aveva proprio una villa ad Arco che aveva preso in affitto, e quindi Elisabetta d'Asta con la figlia e il futuro genero andavano ad Arco per conoscere i consuoceri, diciamo così. Quindi da Arco e anche da Riva si fece appunto un viaggio lampo appunto nel 1889, nel mese di ottobre, che venne ricordato anche dai giornali, addirittura abbiamo anche la prova, diciamo, regina, in quanto qui c'è la curlista cosiddetta, ogni località turistica aveva una curlista, cioè una lista di tutte le persone che erano arrivate in quel giorno. Quindi io ho mandato il mio conoscente di Arco a cercarla, e questa appunto, questa è quella di Merano, ma c'è anche quella di Arco, e che praticamente da questa curlista emerge proprio il fatto che Elisabetta, da questa è quella di Merano, Elisabetta d'Austria appunto andò ad Arco, perché ogni giorno veniva pubblicata nelle località turistiche la lista delle persone che arrivavano, e quindi noi abbiamo la prova che Elisabetta d'Austria andò ad Arco, poi ne parlavano anche i giornali. Invece riguardo a Levico, no, Elisabetta d'Austria non mise mai piede a Levico, e nemmeno Francesco Giuseppe, perché diciamo che allora era abbastanza scomoda da raggiungere. Il turismo verso il lago di Levico da parte di arcivescovi d'Asburgo ci fu, ma dopo il 1900, quando venne creata la strada che collegava agevolmente Levico con Trento. Quindi praticamente a Levico Terme ci furono fior di arciduchi e arciduchesse, ma mai né Francesco Giuseppe né Elisabetta, proprio perché a quei tempi non era agevole da raggiungere. Francesco Giuseppe conferì a Levico Terme il titolo di città, ma da Trento, quindi nel suo ultimo soggiorno a Trento lui conferì appunto il titolo di città a Levico Terme, però non andandoci, ma proprio conferendo questo titolo nel 1894, in occasione del secondo soggiorno a Madonna di Campiglio che fecero Francesco Giuseppe ed Elisabetta. Quindi nel 1889 Elisabetta d'Austria andò a Madonna di Campiglio da sola, e poi con il marito si trovarono a Merano nel 1889. Invece nel 1894 Francesco Giuseppe raggiunse la moglie Madonna di Campiglio, e quindi entrambi soggiornarono appunto al Grand Hotel des Arts di Madonna di Campiglio, e in quell'occasione Francesco Giuseppe visitò anche Trento, cioè rimase due giorni a Trento al Grand Hotel, e appunto partecipò a varie iniziative ufficiali, osservò le parate militari, e dopo finì, Francesco Giuseppe si trovò una sola settimana a Campiglio, e dopo tornò attraverso Di Maro e la Mendola, che proseguì poi per Vienna. Quindi Francesco Giuseppe fu proprio in Trentino anche assieme alla moglie nel 1894, e anche lui era un bravissimo alpinista, che oltre a varie montagne scalò anche la piramide di Cheope, perché in Egitto, quando si recò in Egitto in occasione del taglio del canale di Suez, allora le piramidi non erano protette come adesso, i viaggiatori salivano tranquillamente a piedi con i gradini, addirittura lasciavano graffiti, iscrizioni, e quindi lui scalò anche questa piramide a dimostrazione delle sue doti atletiche, e fece varie escursioni con la moglie anche sul Rostei, per esempio, quindi vicino a Madonna di Campiglio. E poi Francesco Giuseppe tornò in Trentino anche dopo la morte di Sissi, in Alto Adige nel 1889, dove appunto fece la cerimonia in onore di Andrea Soffer, e poi nel 1905, proprio qui in Val di Non, a Romeno abbiamo ancora la targa su Casa Graif, perché nel 1905 ci furono le grandi manovre in Val di Non, e Francesco Giuseppe venne qui ad assistervi personalmente, quindi trascorrendo circa una settimana in Val di Non, dove si prese anche, pare, la sua bronchite, che poi lo accompagnò fino alla morte, perché queste grandi manovre lui le affrontò nonostante l'età ormai avanzata, anche se pioveva di rotto, e quindi da lì insomma iniziò a prendere la bronchite, che poi diventò cronica e non guarì mai del tutto, dicono insomma le donne. Che poi c'è qualche altra domanda? Dal punto di vista della Rocca di Riva, sì? C'è qualche ricordo, sì, di canzone, indipendente stato? Allora, diciamo, le bastioni di Riva,
Francesco Giuseppe non mi risulta. E allora diciamo che Francesco Giuseppe passò da Riva però quando era molto giovane, quando nel 1847, quando era ancora 17enne, 1848, lui prese nel 1848 prese parte alla prima guerra di indipendenza sotto il comando di Radetzky. Quindi lui si fermò appunto a Trentino quando era giovanissimo, proprio per arrivare alla fortezza del Quadrilatero e per prendere parte insomma a queste battaglie. Dopo, riguardo a Riva e Arco, Elisabetta ci andò da sola in quell'occasione, quindi senza l'imperatore. Poi invece per quanto riguarda le fortezze che ci sono in quella zona, c'è anche il museo appunto dell'Alto Garda che ricorda la battaglia garibaldina anche di Bezzecca, in cui appunto combatterono i cacciatori delle Alpi Garibaldi contro gli austriaci. Però diciamo non mi risulta che Francesco Giuseppe fosse proprio andato a Riva del Garda personalmente, mentre Elisabetta sì, ci andò in occasione di questo giro che fece per conoscere i futuri consuoceri. Qualche altra domanda? Vediamo possiamo ancora parlare qualche minuto se non siete stati. Sì? Una curiosità. Sì. Nel lungo lago di Ginevra sì? C'è la statuetta che sì? Ricorda. Sì. E quella statuetta che faceva riferimento, la statua che faceva riferimento lei, che l'hanno edificata nel centenario della sì? Morte. Allora ci sono due statue, diciamo. Una è a Ginevra, proprio sul lungo lago, che è dove l'imperatrice appare praticamente lacerata da un ventaglio, e poi ce n'è un'altra nella località dove lei si era recata il giorno prima della morte, dove invece Elisabetta appare nelle vesti di poetessa, quindi con un libro in mano. E sono fatte tutte in tempi abbastanza recenti, diciamo per ragioni. Invece nell'albergo dove Elisabetta morì effettivamente, perché Elisabetta venne colpita, però mosse ancora qualche passo e si imbarcò sul battello e praticamente solo sul battello svenne e ci si accorse che era stata ferita. Quindi la sua dama in compagnia chiese al comandante del battello di tornare indietro e lei venne riportata nel suo albergo dove soggiornava. E lì morì circa mezz'ora dopo, perché almeno al tempo non c'era nulla da fare per questo tipo di ferite e quindi... e lei morì sostanzialmente per un'emorragia interna. In questo albergo è conservata anche una vetrina abbastanza piccola dove ci sono ancora alcuni oggetti personali di Elisabetta, come ad esempio i fazzoletti che lei regalava spesso sia ai membri del seguito, ma che lasciava cadere perché magari le persone l'accoglissero. Era un po' un modo di fare la gentilezza, ma anche di liberarsi di chi la seguiva, perché lei lasciava cadere il fazzoletto e chi la seguiva si accontentava, se lo raccoglieva e se lo portava a casa. Quindi nell'albergo proprio Borivage è conservata anche una vetrinetta con gli oggetti, mentre il pugnale con cui Elisabetta fu assassinata è invece conservato all'Hofburg di Vienna nel museo dedicato all'imperatrice. Prego. La sala Novara nel castello di Miramare, in teoria, era la sala del capitano di una nave che c'era al tempo. Sì. Non era così tanto ben inventata, praticamente era di una nave. Sì, tu stai parlando dell'imperatore Massimiliano del Messico, sì. No? Sì, sì. Sì, sì, sicuramente, credo che la nave si chiamasse proprio Novara, forse, o no? E viene chiamata sala Novara per quello, credo. Sì. Infatti ricorda proprio anche il castello di Miramare di Trieste, è stato uno dei luoghi preferiti di Elisabetta d'Austria, in quanto lei amava molto i viaggi per mare e quindi Trieste era quasi l'unico porto, diciamo, dell'impero. Quindi tutti i suoi viaggi, quando lei andò in Grecia, quando lei andò ad Algeri, quando lei andò in Spagna, partivano proprio da Trieste. Quindi lei si recò circa 20 volte a soggiornare al castello di Miramare di Trieste, che apparteneva appunto prima di partisse per il Messico al fratello dell'imperatore Francesco Giuseppe. E quindi anche lì ci sono molti ricordi. Elisabetta d'Austria è stata fatta anche una mostra molto bella qualche anno fa su di lei. Comunque devo dire che anche la mostra che è stata organizzata a Bassanzeno, ci sono esposti sia dei pezzi molto interessanti che è veramente eccezionale la qualità del catalogo, nel senso sia la qualità delle immagini sia il racconto che c'è dentro, che insomma racconta proprio la storia dell'imperatrice, quindi
direi che anche questa mostra si difende sicuramente bene nel panorama delle tante mostre che vengono dedicate ad Elisabetta d'Austria. Quindi tra i luoghi, nel mio libro ho anche messo in fondo, diciamo, oltre ai luoghi trentini, anche i luoghi in cui possiamo trovare tracce di Sissi in tutta Europa. Quindi uno di questi è sicuramente la Hofburg di Vienna, dove in questi appartamenti è stato creato il Sissi Museum. Quindi un museo dove sono conservate riproduzioni degli abiti di Sissi ed anche alcuni documenti, il suo testamento, per esempio un certificato di morte, i vari oggetti che appartenevano alla sua infanzia. Uno dei più curiosi tra questi oggetti è il dentino con cui Sissi è nata, in quanto si dice che i bambini che nascono già con un dentino in bocca siano destinati ad un futuro particolarmente importante. Si narra, poi non so se sia vero, che anche Napoleone e il Re Sole siano nati con questo dentino in bocca. È un dentino in realtà che cade poco dopo la nascita, nel senso non fa parte del, non è che un dente già cresciuto, ma un dentino in più che il bambino in genere perde pochi giorni dopo la nascita. Però quando capita che ci sia questo bambino che nasce con un dentino, appunto veniva preannunciato questo futuro particolarmente radioso. E quindi questo dentino è stato, poi in realtà non mi fido mai molto di queste cose, se è veramente originale, se è un dente che ha perso dopo, se è un dente dei fratelli. Comunque è stato venduto come dente di Sissi ed è conservato al Museo della Hofburg di Vienna. Qualche altra domanda? Prego. Ma è vero che sono esistiti sulle cipelle gli orti botanici di Sissi? Sì, allora, sul Peller lei non c'è andò mai, sicuramente. Lei andò su Peller, no, invece, che era appunto lì vicino al Basso della Vendola. Sicuramente in tutte le località che lei ha toccato il suo nome costituisce una pubblicità particolarmente importante. Quindi sono stati dedicati appunto questi orti botanici, questi giardini, pensiamo ai giardini Castel Traubensdorf. Quindi diciamo quando lei mostrava interesse per qualcosa, molto spesso poi le veniva dedicato magari una targa, un ricordo. Ad esempio quando lei andò sul Penegal lì vicino alla Mendola, mostrò interesse per queste viti e per un prodotto anche un vino in suo onore, proprio perché lei aveva dimostrato questo interesse. Un'altra poi caratteristica è che nelle località dove lei soggiornava, praticamente le venivano spesso dedicati dei piatti. E questo è molto strano perché lei era veramente ai limiti dell'anoressia, diciamo, in quanto lei era terrorizzata dall'idea di ingrassare, a tal punto che addirittura le venivano invece degli enemi da nutrizione e si gonfiavano le caviglie, si gonfiavano i polsi proprio perché mangiava troppo poco. E quindi lei però questo non voleva capirlo, molto spesso una giornata beveva magari un bicchiere di latte. Ecco, nonostante questo ogni tanto le veniva voglia di un dolce. Chiaramente tutti i pasticceri delle zone che lei visitava facevano a gara a dedicarle dei dolci, dei biscotti. E quindi noi conosciamo varie località che prendono il nome da Sissi. Abbiamo visto il Sasso da Sissi a Madonna del Campiglio, ma anche per esempio sul lago di Carezza ci sono delle passeggiate lei dedicate e nei masi circostanti dove lei si recava. E anche appunto dei dolci. Il suo dolce preferito era un dolce che oggi non si usa più, cioè il gelato alla violetta, che è un gusto che non ho mai trovato sinceramente nelle nostre gelaterie, forse a Vienna, che viene fatto con delle violette candite e quindi alla fine risulta essere viola. Secondo me è più bello da vedere che buono da mangiare, posso immaginare. Sì, prego. I rapporti di Sissi con l'Ungheria. E se qui possiamo rimanere fino a domani, se vogliamo, su questo tema, si è fatto bene a chiederlo, perché abbiamo detto prima che Sissi non ebbe quasi mai un ruolo politico, in quanto lei si sentiva abbastanza distante dalla politica. Tuttavia sviluppò fin da giovanissima un grande amore per l'Ungheria, sia perché piaceva il carattere della gente, anche il paesaggio dell'Ungheria gli piaceva molto, e poi venne accolta proprio in Ungheria in modo particolarmente caloroso. Poi, piccolo particolare, la suocera odiava l'Ungheria, quindi lei ne approfittava per parlare dell'ungherese con lei, così non la capiva, eccetera.
Quindi lei, in Ungheria c'era stata una durissima repressione nel 1849, perché Francesco Giuseppe, adesso facciamo un po' di storia, spero non annoiare, nel 1848 praticamente Francesco Giuseppe salì al trono appena 18enne, perché lo zio Ferdinando abdicò in suo favore, ma tutta l'Europa nel 1848 era percorsa da venti di ribellione. Infatti anche nel linguaggio comune si dice successo il 48, per dire che è successo veramente qualcosa di disastroso. Quindi lo zio di Francesco Giuseppe aveva dei grossi problemi di idrocefalia, di epilessia, quindi aveva grossi problemi di salute e non aveva eredi. Ci sarebbe stato il padre di Francesco Giuseppe come primo erede, ma molti ritenevano che sarebbe stato un imperatore altrettanto debole. E quindi la situazione politica era talmente grave che praticamente si consigliava un imperatore giovane che potesse infondere più fiducia nel popolo. Poi i Maligni dicono addirittura che la madre di Francesco Giuseppe, Sofia, avesse mandato un segretario con un lenzuolo dal marito dicendo che era il fantasma del defunto imperatore Francesco I e che lo dissuadeva dal voler avere il trono per se stesso, ma non sappiamo se questo sia vero. Comunque Francesco Giuseppe diviene imperatore a 18 anni, però non fu incoronato a Vienna, ma fu incoronato a Olmutz in Moravia, nella quale Repubblica Ceca, perché gli Asburgo erano stati costretti a fuggire da Vienna in massa. Addirittura due ministri del governo dell'imperatore Ferdinando erano stati impiccati ai lampioni, quindi la folla era in rivolta e gli Asburgo temevano per la loro stessa incolumità. Quindi Francesco Giuseppe riuscì poi a pacificare l'Austria, ma l'Ungheria rimaneva ribelle, c'era appunto un regime instaurato da Luigi Kossuth. Quindi Francesco Giuseppe nel 1849, per riprendersi l'Ungheria, fu costretto a chiedere aiuto allo zar di Russia. Quindi furono le truppe dei cosacchi inviati dallo zar di Russia a riprendere il controllo dell'Ungheria in nome di Francesco Giuseppe. Fu fatta una, diciamo così, un'epurazione, una punizione molto forte, vennero impiccati tantissimi nobili ungheresi e quindi i rapporti tra gli Asburgo e l'Ungheria, quando Sissi divenne imperatrice, non erano buoni. Quindi lei tentò per molti anni di ricucire questi rapporti tra Francesco Giuseppe e l'Ungheria, e ciò che gli ungheresi chiedevano era un'autonomia, diciamo, un Ausgleich, cioè una parificazione, che Francesco Giuseppe fosse imperatore d'Austria e dell'Ungheria, ma che ciascuna di queste due nazioni avesse un proprio parlamento e anche ministri propri. Quindi praticamente si trattava di due nazioni quasi separate che si univano nella corona, cioè la stessa persona governava entrambe queste nazioni. Non fu un passaggio facile, perché Francesco Giuseppe, anche a ragione, aveva molta paura di questo passaggio, perché si diceva: se io concedo l'autonomia all'Ungheria, poi anche i boemi la vorranno, anche altre nazionalità la vorranno. Quindi era molto restio a dare questa autonomia, ma dopo la perdita delle province italiane, in quanto perse la Lombardia già nel 1859, poi perse il Veneto nel 1866, Francesco Giuseppe fu quasi costretto, diciamo, a spostare l'asse del suo impero verso est. Secondo gli storici questa è stata poi una scelta fatale, perché nel tentativo di riconquistare, cioè Francesco Giuseppe era molto, sentiva molto in colpa per aver perso queste province italiane che appartenevano all'Austria fin dalla Lombardia, già dai tempi di Maria Teresa, il Veneto era stato invece concesso per il congresso di Vienna. Tuttavia Francesco Giuseppe voleva recuperare i territori e nel 1908 ci fu l'annessione della Bosnia, che poco aveva in comune, insomma, con gli altri paesi dell'Austria. E da lì poi divampò la scintilla di Sarajevo, la lotta contro la Russia che prima era stata alleata, e quindi da lì possiamo rintracciare alcune delle cause della prima guerra mondiale. Quindi Elisabetta si spese molto per l'Ungheria e riuscì nel suo intento, perché nel 1867 ci fu l'incoronazione di Francesco Giuseppe a re d'Ungheria e di Elisabetta appunto a regina, e da allora, diciamo, che l'Ungheria, in quel momento era la maggior parte del territorio, l'Ungheria di allora non era l'Ungheria che conosciamo oggi, era grande più del doppio dell'attuale Ungheria, le cui dimensioni sono state poi ridotte dalla prima guerra mondiale. Quindi dopo di allora gli ungheresi, insomma, ebbero molto più potere all'interno dell'impero
e la popolarità di Elisabetta in Ungheria sale alle stelle, rimase altissima fino alla sua morte. Non a caso Budapest, oltre ad una statua dedicata ad Elisabetta d'Asta, anche un ponte, il ponte Elisabetta, che è tuttora esistente, insomma, è stato danneggiato durante la guerra, ma poi è stato anche ricostruito. E gli ungheresi ci tenevano talmente tanto a questo Austria, quindi a questa parificazione con l'Austria, che l'ultimo imperatore, Carlo I, benché fosse salito al trono alla morte di Francesco Giuseppe nel novembre 1916, quindi in piena prima guerra mondiale, con problemi gravissimi, gli ungheresi pretesero di fare la cerimonia di incoronazione nel dicembre del 1916. E quindi anche lì vollero fare una sontuosa cerimonia di coronazione, appunto, per mantenere, diciamo, i loro privilegi, nonostante si fosse in prima guerra. Quindi praticamente il rapporto tra Austria e Ungheria è molto complesso, da analizzare, e comunque, secondo alcuni storici, spostò verso est il centro dell'impero, ponendo le basi per una rivalità con la Russia e quindi, in ultima analisi, anche per la prima guerra mondiale. Non so se era questo che vedeva con la sua domanda. Qualche altra domanda? Da sì? In visita in Ungheria, sì? Ci sono luoghi, cioè dimore visitabili? Sì, allora, diciamo, la dimora di Elisabetta d'Austria in Ungheria è Lago Dollo, che era un palazzo reale, una reggia che venne donata all'imperatrice da parte della nazione ungherese. Tuttavia, Dollo noi la possiamo visitare, è stata però è ricostruita, in quanto durante la Seconda Guerra Mondiale i russi l'hanno in parte distrutta e in parte saccheggiata. Quindi la reggia poi è stata in realtà completamente ricostruita, quindi noi oggi la visitiamo, ci sono anche appunto molti, diciamo, sembra uscita direttamente da un libro dell'Ottocento, però si tratta di una ricostruzione, insomma, sia il palazzo che i mobili non sono quelli originali, in quanto è stata praticamente distrutta dai russi. Poi la città di Budapest, diciamo, un elemento più caratteristico è il Parlamento, che ha una sede sontuosissima, più di qualsiasi palazzo reale, più del Parlamento di Londra. Quando visto il Parlamento di Budapest, veramente si rimane incantati da questa struttura molto, molto bella. Però appunto c'è questo castello di Godorno che è visitabile e appunto era abitato dall'imperatrice Elisabetta, sia pure ricostruito, perché i russi hanno fatto quello che non hanno distrutto, l'hanno portato via durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi in braccio di Elisabetta ne abbiamo anche in bandiera, no? Quindi non è visitabile purtroppo Possenhofen, dove lei trascorse la sua infanzia, perché è stato trasformato in un residence privato, no, e completamente stravolto, e anche la sua casa natale a Monaco è stata trasformata in una banca, quindi da questo punto di vista siamo un po' sfortunati, però ci sono tutte le residenze delle di Baviera che erano parenti stretti, insomma, di Elisabetta. Poi c'è l'albergo a Feldafin dove lei si fermava. Grazie. E qualche altra domanda? Io? No, no. Va bene, non so se c'è ancora qualche minuto, se vorrei concludere. Chiedo prima di tutto, perché in caso faccio illuminare i piani superiori da Lucia, se c'è qualcuno che non ha visto la mostra e vuole vederla velocemente questa sera. Siamo in alcuni, quindi lo prepariamo, togliamo l'allarme al piano superiore, facciamo una visita veloce proprio ai pezzi più significativi che sono in mostra. Direi che ti ringraziamo proprio per averci così offerto una zoomata sul territorio trentino, queste più o meno, diciamo, volute da parte di Elisabetta, perché tante erano di passaggio, l'abbiamo sentito appunto anche dai relatori precedenti, e la risposta che hai dato a Gian Battista era esaustiva e sostanzialmente confermava quello che ci aveva ben spiegato il professor Marco Bellabarba nel primo incontro, che aveva fatto una panoramica così generale sul periodo storico riferito all'imperatrice Elisabetta. Prossimo appuntamento è mercoledì l'ultimo, dopo questi quattro incontri. Ci sarà con noi Michele Bellio, regista,
è conosciuto come, diciamo, l'animatore cinematografico delle Valli del Noce, e la sua conferenza è significativa perché ci riporta un po' al cinema che ha reso famosa Sissi, insomma, che ha fatto conoscere il grande pubblico l'Imperatrice. Il titolo della conferenza sarà Dal muto al mito, il cinema racconta l'Imperatrice Elisabetta, quindi ci sarà anche, la serata sarà un po' anche arricchita da proiezioni cinematografiche, da spezzoni ovviamente di film, non possiamo vedere la trilogia con Rob Schneider, saremo qui un bel po', però concluderemo così proprio perché, come vedrete in mostra, anche oggi, insomma, l'Imperatrice Sissi la troviamo sulle tazzine, sui piattini, sui cioccolatini, su tutte quelle cose che, insomma... Lei, secondo me, sarà un po' inorridita. Esatto, però è servito per ritornare un po' la sua figura. Grazie quindi alla professoressa Licia Campi Pezzi. So che hai portato qualche libro, pochi, mi hai detto, perché non... Ecco, il libro è stato... un'edizione di Cuco Genovese, quindi trentina, e lo trovate comunque, credo, c'è ancora, non so se è... Sì, sono state fatte 5 edizioni. Ecco, per cui ho avuto anche una certa fortuna, direi, lo potete trovare nelle librerie, qualche copia anche questa sera. Vi ricordo, come ho sempre fatto, che abbiamo organizzato un viaggio, così solitamente l'associazione organizza l'estate un viaggio di una settimana, quest'anno purtroppo abbiamo dovuto ridurre le mete internazionali, anche, diciamo, i giorni, però abbiamo osato proporre una 3 giorni tra Trieste, Gorizia, Palmanova, insomma nei luoghi dell'Imperatrice, per passare così 3 giornate, speriamo bene e con diciamo anche serenità. So che c'è qualcuno ancora indeciso perché ha paura. Direi che, insomma, sul pullman non ci tocchiamo, è comunque un viaggio organizzato rispettando la normativa, le regole, i distanziamenti. 21, 22, 23 di agosto abbiamo ancora qualche posticino, bisogna entro domani, dopodomani, chi è indeciso deve ovviamente farsi intro. Ecco, quindi ci vediamo di sopra. Se qualcuno non l'avesse ancora ritirato, è a disposizione del bel catalogo, come ha detto la professoressa, che il centro culturale, in particolare che è stato la comunità di Valle, ha voluto mangiare ai visitatori della mostra, quindi lo potete ritirare se non l'avete già fatto nelle precedenti serate, nelle visite alla mostra. Saluto anche il presidente della comunità di Valle, che questa sera è qui con noi, e direi che queste serate sono state tutte molto affollate e ben frequentate, quindi siamo anche soddisfatti perché, insomma, potevamo anche organizzarle a distanza, così noi abbiamo pensato che era anche un momento per poter ritrovarci e ripartire. Sì, purtroppo sono state poche, no? Difficile. Esatto, quindi, insomma, l'abbiamo fatto volentieri. Abbiamo avuto coraggio. Grazie, buonasera. Grazie.